Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. La coerenza di Dante sia un esempio per noi. Sergio Mattarella celebra così il Dante di, premettendo che non mi ha mai convinto il tentativo di attualizzare personaggi ed epoche storiche diverse. Quindi eviterei analogie tra l'Italia di Dante, uomo del Medioevo, e l'Italia di oggi. Tuttavia va sottolineata la sua capacità di trascendere il suo tempo e di fornire indicazioni e insegnamenti validi per sempre, a prescindere dalle specifiche situazioni di epoche differenti. Da Dante, dunque, secondo il Presidente della Repubblica, ci separano 700 anni, un tempo incommensurabile, tant'è che alcune delle difficoltà e dei punti critici del nostro carattere di italiani affondano le radici in tempi a noi molto più vicini, in un'unità nazionale che si è formata in ritardo rispetto ad altri stati europei e che ha proceduto inevitabilmente per strappi e accelerazioni progressive che ha visto la coscienza popolare assimilare l'esperienza unitaria con più lettezza e fatica rispetto al progetto che animava i protagonisti del movimento unitario. Pertanto, per Mattarella, l'universalità del poeta fiorentino e la sua capacità di trascendere il suo tempo e fornire indicazioni, messaggi e insegnamenti è un punto di riferimento e di ispirazione per generazioni di italiani, a prescindere dalle specifiche situazioni. Inoltre, i vizi che Dante descrive, la tendenza al peccato, secondo la sua concezione filosofica e religiosa, sono gli stessi dall'inizio della storia dell'uomo: avidità, smania di potere, violenza, cupidigia. La commedia ci attrae, ci affascina, ci interroga ancora oggi perché ci parla di noi, che osa proprio Mattarella. Il Premier Mario Draghi è intervenuto al Senato parlando della campagna vaccinale in Italia. Sentiamo proprio un estratto delle sue parole. Ad un anno di distanza dobbiamo fare tutto il possibile per una piena e rapida soluzione della crisi sanitaria. Sappiamo come farlo. Abbiamo 4 vaccini sicuri ed efficaci. 3 sono già in via di somministrazione, il quarto, quello di Johnson & Johnson, sarà disponibile da aprile. Ora il nostro obiettivo è vaccinare quante più persone possibile nel più breve tempo possibile. Vorrei che il messaggio di oggi a voi fosse un messaggio di fiducia, un messaggio di fiducia a tutti gli italiani. Ho ripetuto in queste settimane che il governo è determinato a portare avanti la campagna vaccinale con la massima intensità e siamo già all'opera per compensare i ritardi di questi mesi. Dobbiamo farlo per la salute dei cittadini, per l'istruzione dei nostri figli, per la ripresa dell'economia. L'accelerazione della campagna vaccinale è già visibile nei dati. Nelle prime 3 settimane di marzo la media giornaliera delle somministrazioni è stata quasi di 170.000 dosi al giorno, più del doppio che nei 2 mesi precedenti. Questo è avvenuto nonostante il blocco temporaneo delle somministrazioni di AstraZeneca, che sono state in parte compensate con un aumento delle vaccinazioni con Pfizer. Ma il nostro obiettivo è portare presto il ritmo delle somministrazioni a 500.000 al giorno. Accelerare con la campagna vaccinale è essenziale per frenare il contagio, per tornare alla normalità e per evitare il sorgere di nuove varianti. Anche l'onorevole Piero De Luca è intervenuto in dichiarazione di voto alla presenza del Premier Draghi. 3 temi trattati e la priorità del momento, il massimo sforzo possibile per accelerare la campagna vaccinale, i sostegni economici per le categorie colpite e Next Generation nell'Unione Europea per ricostruire le comunità dopo la pandemia. Ascoltiamolo. Il prossimo Consiglio Europeo affronterà questioni delicate e sensibili. Anzitutto i leader esamineranno l'attuale situazione sanitaria e le ulteriori misure da adottare per contrastare la pandemia. E insieme dobbiamo lanciare un primo messaggio chiaro. Guardate, innanzitutto all'esterno, ai negazionisti sanitari, ai no mask, ai no vax che ancora negli ultimi giorni hanno manifestato nelle piazze. Abbiamo l'obbligo di dire un messaggio chiaro. Basta con la propaganda e la disinformazione. Il vaccino è l'unica arma a nostra disposizione per vincere questa guerra. L'unica arma per difendere la salute e la vita dei nostri cari. L'unica arma che abbiamo per far ripartire l'economia, sostenere l'occupazione e la tenuta sociale dei nostri territori. Il vaccino è e sarà la pietra angolare della risposta italiana ed europea alla pandemia.
Solo grazie alla scienza, alla ricerca, supereremo questa fase drammatica e possiamo immaginare di far ripartire davvero il Paese. L'oscurantismo scientifico rappresenta, da questo punto di vista, il più grande alleato del virus. E questa precisazione, guardate, è indispensabile ancor più in queste ultime ore in cui c'è stato un po' di obiettivo disorientamento in alcuni nostri concittadini. Noi riteniamo giusto dire parole rassicuranti in occasione del prossimo Consiglio, come lei ha ricordato. I vaccini utilizzati in distribuzione in Europa e in Italia sono sicuri ed efficaci. Questo è un messaggio chiaro da lanciare ai nostri cittadini. L'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali, è tra le più serie e rigorose al mondo. Diamo messaggi di sicurezza ai nostri concittadini. Caro Presidente, quella frase che veniva ricordata prima, famosa ormai, whatever it takes, da lei pronunciata per difendere l'euro e l'Europa stessa dalla speculazione finanziaria, va oggi ribadita con forza per difendere la salute e la vita dei nostri cittadini dalla speculazione sanitaria. Questo per noi è un punto decisivo. L'Europa si dichiari pronta a fare whatever it takes, tutto ciò che è necessario, a mettere in campo ogni strumento politico, giuridico e legale per ottenere la fornitura di dosi programmate di vaccino. E in questa prospettiva invitiamo il Governo a portare avanti anche un'altra battaglia in Europa. Considerata la fase d'emergenza, sosteniamo con forza in Unione, a Bruxelles e a livello internazionale la sospensione transitoria dei diritti di brevetto e la cessione delle licenze obbligatorie di produzione. È un punto decisivo questo nella battaglia per vincere il virus. Parliamo ancora di Covid. Il report odierno del Ministero della Salute registra oggi in Italia 23.696 nuovi contagi su 349.472 tamponi processati in 24 ore. I decessi in un giorno sono invece 460. Il tasso di positività sale al 6,8%. Salgono anche le terapie intensive, più 32 unità, con un totale di 3.620, mentre scendono lievemente i ricoveri ordinari, meno 14 unità e quindi 28.424. Bollettino odierno di contagi Covid oggi anche per la Campania, che riporta 2.068 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, di cui asintomatici 1.365 e sintomatici 703. Tamponi molecolari del giorno 20.766, antigenici 3.490. I deceduti sono 62, il numero quindi ancora alto, dei quali 34 nelle ultime 48 ore e 28 in precedenza, ma registrati soltanto nella giornata di ieri, per un totale deceduti di 5.116. I guariti sono invece 2.814, per un totale di 223.924. Parliamo anche del report. I posti letto su base regionale, quelli di terapia intensiva disponibili, sono sempre 656, occupati 184. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160, occupati 1.576. Intanto, nella giornata di oggi, la Regione Campania rende noto in un comunicato che sono state consegnate 170.000 card di avvenuta vaccinazione al personale sanitario che ha completato la somministrazione con la seconda dose. Novità anche per quanto riguarda il passaporto vaccinale: sono infatti circa 4 milioni le card già ordinate e saranno consegnate a tutti i cittadini vaccinati. L'obiettivo, ha dichiarato il presidente Vincenzo De Luca, è utilizzare tale certificazione per rilanciare interi settori economici, in particolare il comparto turistico, cercando di legare la straordinaria offerta dei nostri territori alla certificazione di immunità degli operatori del settore. Report anche del bollettino vaccinati in Campania. È opportuno segnalare due dati, scrive ancora l'unità di crisi, che hanno un peso enorme nella campagna di vaccinazioni in Campania. Infatti la Campania ha 15.000 dipendenti in meno rispetto a regioni anche con 1,5 milioni di abitanti in meno, dunque i risultati raggiunti alla luce di questo dato sono ancora più straordinari. Infatti ad oggi la Campania ha ricevuto 200.000 vaccini in meno dal commissariato di governo, è una sperequazione dannosa, scrive ancora la regione, che la Campania ha chiesto di sanare entro il mese di aprile.
Le prime dosi sono 488.318, le seconde dosi 229.872, per un totale di somministrazioni di 718.190. L'unità di crisi inoltre segnala che per quanto riguarda gli over 80 la percentuale dei vaccinati è del 60,7%, del personale del mondo della scuola e delle università 83,51% e quella delle forze dell'ordine 79,4%. AstraZeneca presenta i dati aggiornati del suo vaccino contro il Covid-19. Dalle informazioni fornite emerge che è efficace al 76% nell'arresto della malattia asintomatica e al 100% nel prevenire l'infezione grave. E quanto si legge in una nota, i dati sono in linea con l'analisi ad interim e confermano che il vaccino è efficace negli adulti, inclusi gli over 65, afferma proprio AstraZeneca, ribadendo l'intenzione di presentare la richiesta dell'autorizzazione di emergenza alla FDA. AstraZeneca infatti aveva presentato il 21 marzo i dati sul vaccino ma erano stati ritenuti obsoleti. I dati aggiornati mostrano quindi che il vaccino è meno efficace dell'analisi precedente, lo è al 76% a fronte del 79% dei risultati presentati in precedenza. La consegna dei dati aggiornati alle autorità americane segue le polemiche degli ultimi giorni. AstraZeneca aveva presentato anche il 22 marzo i risultati della sua sperimentazione condotta su oltre 30.000 volontari in America, Cile e Perù. I dati mostravano l'efficacia del vaccino contro il Covid nell'arresto della malattia sintomatica e non sollevavano dubbi sulla sua sicurezza, ma 24 ore dopo le autorità americane ne avevano espressi sulla possibilità che i risultati fossero stati inclusi con informazioni obsolete. AstraZeneca quindi si era impegnata a fornire dati più aggiornati di quelli presentati, che risalivano a prima del 17 febbraio. Parliamo anche di cronaca. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di due distinti interventi tra i quartieri del capoluogo Mercato e Pendino e San Lorenzo, ha sottoposto a sequestro quasi 140.000 articoli tra capi di abbigliamento contraffatti, mascherine e prodotti di elettronica non sicuri. Più in dettaglio sono stati i baschi verdi del gruppo impiego di Napoli che hanno scoperto nel cuore del mercato rionale della Maddalena 3.850 mascherine monouso prive del marchio CE e di informazioni o avvertenze in lingua italiana, altri 300 dispositivi facciali con loghi contraffatti di note griff. La titolare, una quarantenne di origini cinesi, è stata denunciata per ricettazione e contraffazione, oltre che segnalata alla Camera di Commercio per violazioni amministrative previste dal Codice del Consumo. Nel corso poi di una seconda operazione, la compagnia di Portici ha sequestrato presso un ingrosso cinese di articoli per illuminazione 700 mascherine con false attestazioni, 5.400 capi di abbigliamento contraffatti e 127.000 prodotti per l'illuminazione, privi di informazioni in lingua italiana per i consumatori. Nell'ambito di attività di repressione e prevenzione dell'abbandono illecito di rifiuti provenienti da utenze domestiche, industriali e agricole, mirato anche alle discariche abusive, il raggruppamento Campania dell'Esercito Italiano su base 7 Reggimento Bersaglieri ha svolto la consueta operazione di controllo straordinario contro lo smaltimento illecito e prevenzione di roghi industriali, artigianali e commerciali nel comune di Cicciano, in provincia di Napoli. Secondo la programmazione dell'incaricato per il contrasto dei roghi nella regione Campania e nell'ambito della Terra dei Fuochi. Sono entrati in azione 4 equipaggi misti per un totale di 12 unità dell'Esercito Italiano e della Polizia Municipale di Cicciano, che hanno provveduto al controllo di 3 attività commerciali, identificando 30 persone e sanzionandone 15. Hanno inoltre provveduto al controllo di 116 veicoli e sono state comminate multe per un totale di circa 3.000 euro. Un rilevante contributo è stato dato agli assetti Raven dell'Esercito Italiano che, con i dati ricavati dalle ricognizioni dei loro droni, hanno permesso alle unità sul campo di sviluppare le attività conseguendo il massimo risultato. L'attività infatti si inquadra nelle azioni di secondo livello, cioè operate da pattuglie congiunte dell'Esercito e corpi di polizia municipale o metropolitana, che si aggiungono ai settimanali Action Day.
Aggiornamenti anche per la campagna vaccinale sul territorio di Caserta. Nell'ultimo dato aggiornato, oggi giovedì 25 marzo, sono 88.793 le prime dosi somministrate, mentre i richiami sono 35.880, con la soglia dei 120.000 vaccini che è stata così superata. Questi ulteriori dati, nello specifico, gli assistiti ultraottantenni sono 26.859, il personale scolastico 26.629 e le forze dell'ordine 4.905. Nella notte, un gruppo di malviventi ha tentato di rapinare un noto bar del centro di Lusciano. La cosiddetta banda dell'ambulanza è arrivata all'esterno dell'esercizio commerciale, il bar Gabriele, e due persone coperte da passamontagna hanno provato a introdursi nello stesso. Il colpo dei criminali però è stato fortunatamente sventato perché è scattato subito l'allarme che li ha costretti così alla fuga. Il raid è stato ripreso dalle immagini di videosorveglianza che sono già al vaglio degli inquirenti per identificare gli autori del gesto. Parliamo anche di sport. Prosegue la sua preparazione il Napoli al training center di Castelvolturno, nonostante Gattuso sia privo dei tanti nazionali in giro per il mondo per i rispettivi impegni. Assenti infatti il capitano Insigne, Meret e Di Lorenzo con l'Italia, Mertens con il Belgio, Zielinski con la Polonia, Koulibaly con il suo Senegal, Osimhen con la Nigeria, Fabian Ruiz con la Spagna, Isai con l'Albania, Elmas con la Macedonia e Lozano con il Messico. Out ancora Rachmani, partito verso il Kosovo con la nazionale ma ancora acciaccato ed è tornato subito all'ombra del Vesuvio per riprendere le terapie. Situazione più seria invece per Lobotka, reduce dal problema alle tonsille che lo ha costretto ad un'operazione di routine ed è in fase di recupero. Procede invece il lavoro in gruppo di Petagna, fermo dalla partita contro la Juve. Ieri l'attaccante ha svolto una parte del lavoro in gruppo ed una parte di lavoro personalizzato. L'obiettivo insieme a Rachmani è il rientro con il Crotone dopo la sosta. Parliamo anche di Serie C Girone C. La Casertana ha comunicato che il match in programma il prossimo 28 marzo, domenica, contro il Monopoli è stato rinviato a causa di un focolaio di Covid-19 che ha colpito già la settimana scorsa la squadra pugliese. La Lega Calcio infatti ha diffuso la nota che, preso atto dall'istanza documentale presentata il 24 marzo dalla società Monopoli della comunicazione del Dipartimento di Prevenzione ASL pervenuta il 23 marzo nella quale si evidenzia la presenza di un focolaio epidemico in evoluzione all'interno della società sportiva, dispone che la gara Monopoli-Casertana in programma domenica 28 marzo allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli venga rinviata quindi a data da destinarsi. Era questa la nostra ultima notizia. Come di consueto vi lascio con i programmi di Teleprima e vi do appuntamento a domani ore 6.55 con la nostra rassegna stampa live. Buona serata.